decenni non è che stia brillando straordinariamente per esplorare campi inediti. E questo vuol dire che è un volume non solo ponderoso nel contenuto, cioè nella dimensione, ma anche nel contenuto. Cioè, mi piacerebbe partire dicendo che questo è un libro scientifico. Non ci muoviamo sulla dimensione della polemica, ma ci muoviamo sulla dimensione della storia. Chi l'ha scritto è un ricercatore che si è mosso con straordinaria abilità dentro una pluralità di testi, di documenti. Ci sono 200 pagine di note. E quindi partire da questo elemento della scientificità della ricerca a me sembra il primo elemento importante per evitare una banalizzazione, per evitare, come dire, di ragionare su un libro come se fosse un pamphlet. Sono due cose profondamente diverse. Ed è in questo senso è anche una svolta. Perché usciamo, viene ripetuto più volte dall'autore, da quella che è una storia dell'omofobia per entrare in una storia che è anche quella della soggettività omosessuale. Cioè di come di volta in volta singoli individui di orientamento sessuale non eterosessuale si misurano con le convinzioni, con le repressioni, con i modelli sociali che li circondano. E da questo punto di vista, nonostante io sia stato immediatamente bacchettato sulle dita dall'autore quando prima gli avevo fatto un commento, è davvero un libro per tutti. Se è scritto, e poi cerco di specificare meglio per tutti, ripeto anche perché sono stato bacchettato dall'autore, è un libro con una forte, scritto con una forte dimensione di militanza e di parte. C'è un obiettivo. L'obiettivo è quello di rendere, come dire, di dare legittimità a una storia, che è una storia contemporaneamente di individui, una storia sociale, una storia di culture, una storia degli stati, una storia della giurisprudenza e del diritto. E queste cose qui. Possiamo metterci anche una storia della Chiesa, una storia delle religioni. Ci sono tanti elementi. E di dare dentro questa storia, appunto, una legittimità degli uomini di orientamento omosessuale. Però leggendo questo libro, la prima percezione che io ho avuto è quello che è un libro che riguarda tutti. È un libro che in qualche misura diventa anche una lettura sull'eterosessualità, la bacchettata sulle dita è: voi eterosessuali vi ritenete al centro del mondo e quindi non capite questa cosa, cioè questo qui era il senso della bacchettata. Ma in realtà il mio ragionamento era diverso, era dentro questa storia che dall'orto racconta c'è sicuramente un percorso molto forte, ripeto, sugli individui e mi interesserebbe dire, quasi come si diceva una volta, parlando di altri processi storiografici, di una storia dal basso, una storia sociale, in qualche non è la storia di Leonardo omosessuale, di Michelangelo omosessuale, di Platone omosessuale, quasi a trovare nei grandi la legittimità di un proprio orientamento, no? Quasi a coprirsi dietro la figura che ha avuto funzione e che è riconosciuta da tutti e al tempo stesso però coprendo di quella figura in molti casi mentre la si racconta il proprio orientamento sessuale, arrivando forse poi particolarmente credo nel caso di alcuni artisti forse a non darsi neanche compiuta spiegazione delle attività e delle realizzazioni compiute. Ma dicevo, un libro per tutti perché davvero c'è la storia di tutti dentro. C'è la storia, come dire, sia di chi è omosessuale sia di chi è eterosessuale. Perché è nella storia della sessualità, nella sua invisibilità, nelle sue negazioni, nelle sue rimozioni, che possiamo, come dire,
andare a completare quello che è stato un percorso sociale. E il libro, come dire, parte, segue tutto il tempo, cioè, come dire, 500 pagine del tempo dell'Occidente, perché si parte dalla cultura greca per poi seguire appunto i secoli, arrivare a Medioevo, Rinascimento, che è ampiamente affrontato, fino a un processo contraddittorio di grandissimo interesse per me, anche per mia formazione, quello che comincia con la Rivoluzione francese, il processo da una parte di emancipazione, ma tutti gli aspetti contraddittori che seguono questo, il contrasto tra condanna e negazione, tra processo di rendere invisibili e di punire, il tema della medicalizzazione, cioè c'è dentro davvero anche qui il costituirsi della società moderna, cioè ci sono davvero tanti aspetti in questo senso. Ed è una cosa bella di questo libro, di cui, come si capisce, consiglio la lettura, ecco, se non, cioè, introduco in modo evidente questo aspetto, consiglio davvero la lettura. C'è una rottura di stereotipi e di miti, ed è qui il valore del ricercatore storico. C'è una rottura di stereotipi e di miti che partono da quelli più lontani, l'epoca dorata dell'Atene classica, per arrivare a stereotipi e miti molto più vicini a noi. Ci sono alcuni capitoli che riguardano, ad esempio, l'età dei totalitarismi, gli ultimi capitoli, che sono davvero di grandissimo interesse, dove vengono messi in discussione i numeri tante volte dati un po' a caso o seguendo delle retoriche, ad esempio sull'esperienza concentrazionaria o sui gulag staliniani. E invece viene disegnata un'ipotesi, secondo me, interessantissima, quasi, se così posso interpretare, ma ce lo dirà l'autore, quasi di reazione a quell'esperienza unica che fu la Repubblica di Weimar e gli anni della Repubblica di Weimar. E per cui, come dire, un percorso di ritorno di una repressione, motivata diversamente, ma che in qualche misura raccoglie tutto l'Occidente, dagli Stati Uniti per arrivare in forme diverse, la Germania, l'Italia, dove c'è di differenza, anche questo è uno degli aspetti del nostro Novecento di grandissimo interesse, non la dimensione della persecuzione, ma il livello di intensità della persecuzione, che sono due cose profondamente diverse. Non che da una parte c'è libertà e dall'altra parte persecuzione, c'è persecuzione con dei livelli diversi e dove in alcuni momenti il livello estremo produce lo sterminio, ma con una filiera che tiene insieme gli Stati Uniti con i campi di concentramento. E poi l'altra partita, ma proprio anche linguisticamente e concettualmente diversa, che è quella dei gulag, con un rimando a quello che è l'età dei totalitarismi, ma anche alla ripresa di motivi antichi, l'omosessualità come vizio borghese che deve essere punito, e che quindi, come dire, necessita di rieducazione. Insomma, davvero un libro importante, e a me piacerebbe risottolineare questa cosa, appunto cercando di evitarmi una seconda bacchettata, che è la storia di tutti, cioè è da leggere tutti, ma non soltanto per leggere. Giustamente l'autore ha ragione, dice, poi c'è che chi questa storia l'ha vissuta e chi questa storia non l'ha vissuta. Questo segna, come dire, un discrimine evidente. Ma perché è giusto che sappiamo, non soltanto da un punto di vista del lamentarsi della persecuzione, della repressione, ma anche per conoscere quelli che sono stati percorsi inversi. Tante pagine sono dedicate all'affermazione dei diritti, a figure largamente sconosciute da un largo pubblico, che con straordinario coraggio
e onestà intellettuale hanno messo in moto invece tentativi di riflessione diversa. Viene giustamente ricordato Mario Mieli come un elemento centrale di una riflessione che diventa anche italiana. Leggendo questo libro, e qui mi avvio a chiudere lasciando la parola appunto all'autore, c'è un'ultima riflessione che mi è venuta e che vi trasmetto, che è quella di una sorta di passato che non passa. Non perché ci siano i roghi oggi, non perché, come dire, si ci misuri con dimensioni di discriminazione, di invisibilità e di clandestinità analoga a quella di pochi decenni or sono. Credo che sia chiaro a tutti che vivere il proprio orientamento sessuale oggi è diverso che viverlo 30 anni fa. Disegna storie di vita profondamente diverse. Di questo dobbiamo essere, credo, assolutamente consapevoli. Ma al tempo stesso, ed è uno dei tratti specifici della nostra epoca, dell'età in cui viviamo, è quello di una sorta di blog dentro cui vengono ripresi segmenti, interpretazioni, concetti che si muovono da secoli, che si sono rienebissati, che ritornano e vanno a costituire una sorta di sentimento interpretativo di quello che succede. E sì, vi devo dire, l'elemento che io individuerei come connotante di questo passato che non passa è la sostanziale affermazione che il riconoscimento dell'omosessualità significherebbe una forma di degrado civile, la messa in discussione dei parametri, delle cornici della nostra comunità. Questo è un filo che io vedo oggi riecheggiare nelle posizioni omofobe, che è molto antico, si è ripresentato nel tempo, e io trovo che questo sentimento, che è un sentimento, come dire, non di particolare pensiero lungo, ma proprio non essendo di un particolare pensiero lungo, ha una straordinaria capacità di attrazione, vada a comporre quelle semplificazioni che costituiscono oggi una delle anime della xenofobia e del razzismo. L'idea che viene messa in discussione la civiltà, no? Che viene messa, che dare e riconoscere diritti voglia dire togliere a qualcun altro. E questa idea del togliere a qualcun altro, nel momento in cui la crisi ha devastato i rapporti sociali, diventa uno straordinario elemento di mobilitazione e di chiusura. Ecco, io vedo questo aspetto, come dire, del passato che non passa, del ripresentarsi sotto forme e modi diversi di pensieri che possono portare mobilitazione. Si discuteva prima dell'inutilità e dell'irrilevanza, come dire, culturale delle sentinelle in piedi, fenomeno, come dire, mi verrebbe da dire trash, ma è un po' forte, cioè un po' forte, è poco, poi insomma lasciamo perdere. Però pensate cosa vuol dire: persone che si sentono di doversi mobilitare, pensate quale elemento di identità povera, ma come questa mobilitazione va a riempire un'identità assente, e si sentono appunto i difensori di una civiltà che viene messa in discussione e dove i diritti degli omosessuali sono il segno, la bandiera della messa in discussione complessiva di una civiltà. Ecco, un percorso molto lungo questo, ma oggi questo rischia di essere, come dire, uno dei tanti altri elementi che si unisce su, come dire, la messa in discussione di un processo che ha contro innanzitutto appunto gli elementi della crisi, gli elementi dello svuotamento dell'identità, e diventa un tassello. Chiudo su questo, ma mi piace ricordarlo. Ripassa attraverso tutto il libro con tutte le differenze, ovviamente storiche.
ma partendo da molto antico questa cosa. La repressione e la negazione dell'omosessualità trova immediatamente il braccio a un'idea di società repressiva in generale. Trova immediatamente il braccio all'idea di una società razzista in generale. Trova immediatamente il braccio a un'idea di una società non soltanto omofoba, ma che nega le affermazioni delle donne. Cioè è un tassello di un'immagine violenta della propria vita. Di un'immagine violenta della propria vita. E questo mi sembra, come dire, il tema di fondo rispetto a un passato che non passa. Questo libro, come dire, non sempre gli storici hanno la consapevolezza, riprendendo il tema nicciano, come dire, di che cosa serve la storia. Talvolta sono chiusi in se stessi, per cui il passato è un oggetto antiquariale, cioè possono andare a ricostruire le crociate esattamente, come dire, con un cuore chiuso e freddo che non trasmette a nessuno, come dire, l'amore per la storia. Qualche giorno fa qui un grande storico, Adriano Prosperi, ricordava la lezione di Mark Bloch, no? Di apologia della storia, insomma, che comincia con il figlio che chiede a Mark Bloch: papà, cosa serve la storia? Mark Bloch ha dato anche una bellissima definizione dello storico. Lo storico è come l'orco della fiaba, che segue come pollicino gli odori della carne umana. La trovo una definizione bellissima della storia. Però ecco, Mark Bloch che si trova a spiegare che cos'è la storia e cerca di scriverla appunto in questo straordinario volumetto che è l'Apologia della Storia. E in qualche misura questo libro dà una risposta. Cosa serve la storia? La storia serve, in un momento complesso di transizione con tante difficoltà, a ricostruire un percorso e sapendo che nelle nostre azioni c'è un sapere tante volte anche sconosciuto, ma che ha nomi, cognomi, identità, programmi, e che vale la pena di tirarlo fuori. Perché dentro questo emergere di questi saperi c'è forse un aiuto e un consolidamento di un'identità collettiva che oltre a quella individuale si vuole mantenere. Questo era, come dire, il motivo per cui noi siamo davvero contenti di presentare questo libro, e lo dico io tendenzialmente, sapete, sono esente da retorica, vi invito davvero a comprarlo e a leggerlo. Grazie di essere qui. Più lo spazio. Ringrazio per questa presentazione che ha dimostrato una rara comprensione delle mie intenzioni, che sono una cosa che è facile fraintendere quando sono gli altri a interpretarti. E la questione sul fatto che questo è un libro che parli a tutti, che riguarda tutti, è vera, perché è un messaggio che cerchiamo disperatamente di fare passare da 40 anni come movimento gay, da quando abbiamo cominciato a ricordare: siamo i vostri figli, non siamo una specie, una razza caduta da Marte. Le persone omosessuali sono cresciute insieme alle altre, sono i vostri vicini di casa, il vostro insegnante, il vostro idraulico, il vostro dentista, e condividono la stessa storia di tutti. Semplicemente alcune idee, decisioni, alcuni preconcetti, anziché farli subire agli altri, li subiscono sulla propria pelle, e quindi hanno la necessità, il bisogno di ricordare ogni tanto di che cosa voglia dire subire dei preconcetti, subire degli insulti, magari quando cercano di fare insegnare nelle scuole che chiamare frocio il vicino di banco non è carino. Si trovano di fronte quelli che dicono: ah, la teoria del gender che vogliono trasformare in bambini i bambini. No, veramente era un'altra cosa. Questo dimostra la difficoltà di fare capire che
noi siamo voi e voi siete noi, abbiamo un'unica storia. E il mio libro è stato scritto per mostrarlo, dirlo così è una proclamazione retorica. E le persone omosessuali convivono con la realtà eterosessuale, che è una realtà maggioritaria, una realtà del 95%, non mi interessa andare a cercare le cause dell'omosessualità e dell'eterosessualità. Per me è un dato di fatto che questa minoranza si ripresenta generazione dopo generazione in tutte le generazioni storiche, fin dalla Bibbia in poi. E quindi qualunque siano le motivazioni, mi è interessato andare a vedere qual è stato il rapporto fra questa minoranza e il resto della popolazione, come le società, come le varie epoche abbiano spiegato, giustificato, giudicato questo tipo di comportamento, ma non soltanto questo, perché altrimenti avremmo fatto quello che appunto rimproveravo, cioè la storia della omofobia, cioè della persecuzione dell'omosessualità. A me non interessava fare un elenco di leggi, proclami, decreti, pareri teologici che condannassero questo comportamento. Ho fatto anche questo, ho dedicato un capitolo a discutere il pensiero di San Tommaso d'Aquino, perché è un pensiero importante, attraverso il tomismo è tuttora il pensiero ufficiale della Chiesa Cattolica. Oltretutto a me piace anche personalmente il meccanismo di sillogizzazione di San Tommaso, che è proprio bello come eleganza filosofica. Però non mi basta questo, a me interessa anche sapere come poi queste elucubrazioni sono state recepite, ricevute e contrastate dai diretti interessati, perché scrivere la storia dalla parte dei potenti è semplice, perché i potenti sono quelli che la storia la scrivono. La storia la scrivono i vincitori, questo è un detto che credo conoscano tutti. E invece io ho voluto scrivere la storia dei perdenti, di quelli che, essendo una minoranza microscopica del 5% della popolazione, si sono sempre trovati dal punto di vista di chi non solo non scriveva la storia con la S maiuscola, ma molto spesso avevano come unico scopo nella vita quello di passare inosservati, di non fare accorgere gli altri di essere una determinata cosa, di vivere la doppia vita, di sposarsi, fare figli, di fare in modo che gli altri non capissero che loro erano una certa cosa. Ovviamente per fare questo ho dovuto usare una quantità di fonti molto variegata, perché è chiaro che io non posso andare in biblioteca e dire mi dia le storie dell'omosessualità di epoca medievale. Bisogna andare a prendere la lettera, il diario, la barzelletta, la novella, la canzone, il processo, la confessione, la memoria e andare a trovare quelle 5 righe, quelle 25 righe che parlano di questo argomento e c'è poi vedere che quadro viene mettendo insieme tutti questi frammenti, ed è non a caso un lavoro che mi ha richiesto 30 anni per essere svolto, perché ha voluto dire mettere insieme una quantità smisurata di piccoli documenti, che poi spesso non sono neanche tanto piccoli, perché alcuni autori del passato hanno scritto dei trattati contro i sodomiti, quindi un intero capitolo per esempio è dedicato ai sermoni di San Bernardino da Siena, che al di là del fatto che è un santo, è anche uno straordinario e acutissimo osservatore dei comportamenti dei sodomiti suoi contemporanei, attraverso le confessioni dei fedeli, attraverso gli aneddoti che gli venivano raccontati, dimostra proprio un'acuta psicologia del personaggio, riesce a descrivere la condizione di vita del peccatore sodomita e ce la racconta. Ecco, io ho cercato di mostrare al lettore, alla lettrice, che cosa volesse dire trovarsi dall'altra parte delle condanne di San Tommaso d'Aquino o delle leggi, e facendo uso per esempio anche dei processi. La mia prima obiezione è stata il mio primo compito è stato quello di rispondere a questa obiezione che sentiamo ripetere molto spesso sul fatto che noi del Movimento Gay ci siamo inventati questa storia dell'omosessualità che una volta non esisteva, però adesso siccome la società moderna è corrotta improvvisamente ci siamo messi in testa chissà cosa, addirittura adesso gli uomini vogliono sposarsi con gli uomini, le donne con le donne e insomma sta andando tutto quanto a rotoli. La storia è bella perché quando cominci a studiarla sai da dove cominci
e non hai la più pallida idea di dove vai ad arrivare. Per esempio, io mi sono trovato nel bel mezzo dei matrimoni tra sodomiti nella Roma del 1500 o nella Napoli del 1500. Ho trovato una tradizione di matrimoni tra persone dello stesso sesso che ovviamente, una volta scoperte dalle autorità, finivano con l'impiccagione e il rogo delle persone che avevano celebrato questo rito sacrilego. Però la differenza tra l'omosessuale del XXI secolo e il sodomita del XV secolo non è che quello di oggi si è messo in testa di sposarsi, mentre quello una volta questa idea non ce l'aveva nemmeno. La differenza è che una volta li bruciavano sul rogo e oggi, con loro grande dispiacere, non possono più farlo. Ma nella condizione umana esisteva già questa aspirazione a un riconoscimento paritario della dignità di un amore diverso che ritroviamo anche oggi. In effetti ieri ero a Venezia, ero a Mestre a presentare il libro e una delle domande che mi ha fatto dal pubblico è: che cosa mi ha colpito di più nel corso delle mie ricerche? Una domanda che non mi ero mai posto io, ma visto che mi ci hanno fatto pensare, è la cosa che mi ha stupito di più è che in ogni secolo ho sempre trovato un gruppo piccolo o magari più grande o magari l'individuo isolato che comunque aveva il coraggio di andare controcorrente, di prendere la filosofia, il pensiero, la visione del mondo della sua epoca e ribaltarlo per mostrare come, visti da un altro punto di vista, le tesi che venivano ritenute vere da tutti potevano essere anche ribaltate in un altro modo. Può essere fatto in molti modi, pensiamo a Marsilio Ficino, che è un nome molto importante della storia del nostro Rinascimento, che nelle lettere private scrive delle lettere d'amore per un giovane Cavalcanti, che lui dice di farlo perché è una grandissima mente filosofica di cui nessuno di noi sarebbe mai accorto se non fosse appunto per queste lettere di Marsilio Ficino. Marsilio Ficino era innamorato di lui e lui affermava che, sulla base del pensiero di Platone che lui ha reintrodotto nella filosofia occidentale, per questo è così importante Ficino, lui riconosceva nella bellezza del giovane che amava l'idea platonica della bellezza di Dio che si manifestava nella carne del suo corpo e quindi, ammirando la bellezza fisica di questo giovane, lui vedeva la bellezza splendente dell'idea del divino. E magari oggi ci fa anche un pochino ridere, però questa è l'idea su cui si basa il concetto di amor platonico, un amore tra spiriti, un amore tra anime, che credo che abbiamo usato tutti almeno una volta nella nostra vita e che diventa un alibi per un'intera generazione di omosessuali del Rinascimento italiano e non solo. Quando Michelangelo parla dei suoi amori per Tommaso dei Cavalieri usa questo concetto, quando lo fa Leonardo da Vinci usa questo concetto, quando Shakespeare scrive i sonetti al Signore, Signore della sua vita usa questo concetto, fino a quando la società si accorge che lì ormai si è aperta non una fessura ma si è spalancata una porta e decide che questo amore socratico non è altro che un modo un po' più complicato per dire sodomia e l'amore ficiniano viene eterosessualizzato da nomi non piccoli come quello di Pietro Bembo, per esempio, o Baldassar Castiglione, viene ripensata questa cosa e viene chiusa questa fessura. Ma anche altri esempi di resistenza sono a volte addirittura anche divertenti. Un fenomeno, un episodio della nostra storia che viene spesso dimenticato è quello del libertinismo, che per noi è un sinonimo di libertinaggio, no? Il libertino è colui che non ha nessuna remora morale e pratica il sesso sfrenato e senza regole, il Marchese de Sade e Casanova. Invece il libertinismo è una corrente filosofica che originariamente ha come punto comune il concetto di mortalità dell'anima, cioè l'anima è un principio animatore del corpo, è il software che tiene in vita il corpo, al morire del corpo muore anche l'anima. Da ciò consegue che nessuna morale che si basi sulla promessa di un premio ultraterreno ha senso. L'unica morale che può avere senso nella vita umana è una morale basata sulla ragione. Ma se noi ci basiamo sulla ragione, ci dobbiamo chiedere come mai la natura ci abbia dato determinati organi, per esempio gli organi sessuali, dandoci poi l'imperativo di non utilizzarli, o come possa considerare contro natura atti che ha reso fisiologicamente possibili. Antonio Rocco, che io nel libro non ho trattato, ma che comunque è interessante, in un suo libro del 1650, l'Alcibiade fanciullo scola, arriva a presentare il filosofo Filotimo, che chiede all'allievo che sta cercando di sedurre
se il grande orologiaio, ossia Dio, ha fatto determinati orologi in modo tale che battano le ore a un'ora diversa di quella degli altri orologi, che colpa si può imputare a questi orologi per il fatto di non battere l'ora alla stessa ora? In altre parole, se alcune persone sono nate per volere divino con un desiderio, un orientamento diverso da quello delle altre, quale colpa può essere imputata a loro? Stiamo parlando del 1650, vedete già i termini di un dibattito che è espresso quasi con gli stessi termini ancora oggi e che giustamente, come un fiume carsico, come è stato detto poc'anzi, si ripresenta nel corso dei secoli. Questa è stata un'altra delle scoperte che ho fatto nel mio libro, nel corso della ricerca che ha portato al mio libro, ossia di fronte a una visione prevalente oggi nel mondo accademico, secondo cui l'omosessualità è una invenzione moderna, dovuta ai medici, agli psichiatri, ai giuristi, in realtà l'idea che alcune persone nascano con un orientamento diverso da quello della maggioranza esiste fin dai tempi greco-romani. Ma la questione interessante è che le spiegazioni delle motivazioni di questo fenomeno non è mai stata unica, sono sempre convissute due, tre, quattro spiegazioni in concorrenza fra di loro che si sono combattute, fatte la guerra nel corso dei secoli e che hanno prevalso di volta in volta. Questo non è un fenomeno soltanto storico, questo è il modo in cui funziona la società umana. Se voi andate a chiedere a me e a una sentinella in piedi che cos'è l'omosessualità, avrete due risposte agli antipodi, pur essendo noi contemporanei. E nel mio libro io faccio spesso questo rimprovero agli storici che hanno affrontato finora l'argomento. Hanno preso solo i documenti delle sentinelle in piedi di 500-1000 anni fa e hanno detto la società medievale la pensava in questo modo, la pensava come Tommaso d'Aquino. No, i domenicani la pensavano come Tommaso d'Aquino, i padri inquisitori la pensavano come Tommaso d'Aquino, però se leggiamo le novelle del Boccaccio o di Gentile Serlin, io ho preso un sacco di minori, minimi e minimissimi, proprio perché il mio discorso non era il discorso ufficiale, quello sappiamo già quale, c'è un'ortodossia cattolica, un'ortodossia giuridica, andiamo a leggerci quella, ma sapere come la gente concepisse, desse risposte diverse da quelle del potere ufficiale. E lì, secondo me, sono venute fuori molte sorprese, perché l'Italia antica è un paese molto più plurale, è un paese molto meno, scusate il termine, cattolico, di quanto le storie che vengono scritte oggi ci lasci credere. Pochissimi sanno che la Chiesa cattolica ha dovuto condurre una vera e propria guerra contro la concezione diffusa a livello popolare, secondo cui la semplice fornicazione non è reato, cioè il fatto che due persone adulte consenzienti avessero un rapporto sessuale senza stupro, senza coercizione, non era un peccato, il peccato era solo nello stupro. L'Inquisizione ha dovuto perseguitare per 150 anni i nostri avi. Ho citato il caso dei sodomiti che si sposavano fra di loro. Il libertinismo è stata una corrente di pensiero che è una delle radici poi dell'illuminismo che si è dovuta stroncare con il sangue. Insomma, per farla breve, lo studio dei documenti storici ci restituisce una ricostruzione del passato molto più plurale, molto più dialettica, avremmo detto una volta marxisticamente, di quanto le ricostruzioni di oggi ci facciano pensare. E questo è importante, specialmente in un'epoca come quella attuale, in cui ci sono realtà, proprio come le sopra citate sentinelle in piedi, che fanno un uso creativo della storia. Il concetto di famiglia naturale, quale ci viene presentata in televisione, nella pamflettistica di queste persone, è una creazione moderna. La famiglia naturale, come viene presentata in questi pamphlet, non è mai esistita. La famiglia, adesso questo non è il tema del mio libro, però molto spesso è significativo come ci si richiami a una tradizione inventata per giustificare delle innovazioni, delle creazioni di realtà che si vogliono tradizionali e in realtà non sono mai esistite.
e nel caso delle sentinelle in piedi loro dichiarano che il loro nemico sono gli omosessuali, quando invece il loro vero bersaglio è la condizione della donna, sono le donne che loro vogliono riportare in casa con la catena al piede. Però qui ho un pochino, sono uscito dal seminato. E io in passato, nel corso di queste mie ricerche matte e disperatissime, ho chiesto aiuto a molte persone, tra cui anche persone di Genova, quindi vorrei citare due esempi, proprio per mostrare come quello che ho detto all'inizio, come la storia dell'omosessualità è un filo di un tessuto in cui ci sono mille altri fili, però quello è uno dei fili che non si può semplicemente tirare fuori perché si fa perdere una maglia al tessuto, non si può fingere che non esista perché è un filo colorato e contribuisce a dare il colore al tessuto che ne risulta. Allora abbiamo due casi, quello di Jacopo Bonfadio, grazie, questo è tuo. E che è venuto a Genova nel 1540 e qualcosa per scrivere la storia della Serenissima Repubblica, e per qualcosa che non è poi mai stato ben chiarito è stato decapitato e il suo cadavere è stato bruciato per sodomia. Il fatto è chiaro perché i suoi amici, tra cui annoverava anche Aldo Manuzio, che scrisse una dotta epistola in latino a coloro che si diedero da fare per la salvezza del Bonfadio, ammettono chiaramente che il reato era provato, era reo di sodomia. Ma la cosa interessante non è tanto questo fatto, quanto gli arzigogoli degli storici contemporanei, per esempio se andate a vedere il dizionario biografico degli italiani alla voce Jacopo Bonfadio, scoprirete che si dice che sia stato condannato per sodomia, ma in realtà questa accusa sicuramente nascondeva una accusa di eresia. Ora, i nostri avi non hanno mai avuto bisogno di nascondere un'accusa di eresia con un'accusa di sodomia, perché se dovevano bruciare un eretico, bruciavano l'eretico, non avevano nessuna remora. Siamo noi oggi, sono l'autrice della voce per il dizionario biografico degli italiani, che nasconde l'accusa di sodomia con una più accettabile, con una più palatabile ipotesi che forse il Bonfadio, ma chissà, aveva avuto dei contatti con ambienti molinisti per cui lo si volle far fuori per sodomia, ma in realtà era un eretico. Magari l'accusa per sodomia nascondeva altre magagne, il fatto di avere scritto malissimo dei fieschi che si vendicarono impedendo che quella tipica macchinario che esisteva in epoca barocca, per cui se tu avevi un reato però avevi delle grosse amicizie all'interno del Senato della Repubblica, per cui alla fine ti condannavano una pena accessoria ma avevi salva la vita. Invece qua il fatto che il Bonfadio si fosse inimicato una parte della classe politica lo rese ostaggio di uno scontro politico interno alla classe dirigente genovese e quindi non si riuscì ad arrivare alla grazia. Di questo possiamo discutere se vogliamo, ma il fatto rimane che l'accusa per cui fu condannato e per cui non si riuscì a salvarlo era di sodomia. Quando si parla del bisogno di rileggere la storia, più che reinterpretarla, abbiamo bisogno di farla, perché purtroppo la censura ha cancellato, ho citato Bonfadio perché sono a Genova, ma in ogni città in cui vado posso citare mille altri casi, di sistematica obliterazione della storia antica, perché se ne è voluta completamente sradicare la componente omosessuale perché è giudicata disonorevole per la storia patria. E purtroppo l'omosessualità, lungi dall'essere considerata una delle molte componenti che hanno costituito la società antica, è stata considerata come un elemento particolarmente vergognoso, di cui ogni storia doveva essere epurata. Da qui il bisogno, prima ancora di fare un dibattito politico nel mio libro, di ricostruire i fatti, ricostruire gli eventi, metterli in fila uno dietro l'altro, scoprendo fra l'altro che la storia italiana è una storia particolarmente ricca, siccome la sottocultura omosessuale è una sottocultura fondamentalmente urbana che ha bisogno di grosse conurbazioni per formarsi. L'Italia, che è il paese che più precocemente in Europa si urbanizza, che ha le grandi città, e vi ricordo che nel 600 Genova è fra le prime 10 città d'Europa e probabilmente anche del mondo per popolazione. E fin dal 1200 in Italia troviamo queste cerchie di sodomiti che si frequentano fra di loro, si scambiano i ragazzi, creano un gergo tra di loro che poi ha delle conseguenze letterarie. Io mi sono divertito moltissimo nel libro a decifrare
la chiave occultamente omosessuale del gergo burchiellesco, chiamato in codice burchiellesco, ma troviamo già nel Boccaccio, lo troviamo nei poeti perugini del 1200, in cui una serie di testi letterari che abbiamo anche studiato a scuola, una volta che abbiamo la chiave di lettura, vengono fuori delle composizioni spesso oscenissime. Nella Cerchia dei Perugini c'è una poesia che viene fatta studiare come un testo religioso: Signore, ho peccato, miserere mei, vengo in ginocchio di fronte a te, puniscimi e dammi botte, e più botte mi darai e più io godrò della tua punizione. Peccato che Signore vada inteso con la S minuscola, va di fronte al suo Signore, giovane Signore, in ginocchio, e gli chiede di darci sotto con le botte, perché così lo farà godere. E voi mi direte: che ce ne frega di avere questa lettura della letteratura italiana del 400? Probabilmente niente, però quando io leggo le lettere tra Machiavelli e il Vettori e scopro che si stanno scambiando tutta una serie di informazioni usando un linguaggio in codice, per capire il Machiavelli e il Vettore forse mi serve anche capire che cosa si stanno dicendo. Perché il primo dovere di uno storico è capire che cosa dice il documento che ha di fronte, e poi al massimo decide che non gli interessa, lo lascia da parte, ma intanto lo deve capire. Il secondo aneddoto che voglio citare è un documento che mi ha procurato uno dei miei amici di Genova, ha trovato all'archivio di Stato nei Fogliazzi Secretorum. Nel 600 un certo Giovan Battista Mescolino viene fatto segno della sorveglianza della polizia di Genova, degli sbirri, si vengono chiamati così all'epoca, di Genova, che vanno a raccogliere informazioni sul suo comportamento, e viene fuori che questo è un giovane di 25 anni, senza arte né parte, che vive facendo lo scaricatore al porto e che ha molte amicizie di ragazzi, in particolare ragazzi sbandati che lui recupera al porto, li porta a casa a dormire, ha affittato un mezzanino e a tutte le ore entrano ed escono queste persone. Si è preso la sifilide, l'ha presa pure uno dei ragazzi che stava con lui, insomma una sequenza di pettegolezzi terrificante. Ora, per lo storico anche il pettegolezzo è un documento storico, perché il pettegolezzo mi racconta in che modo venisse vista, vissuta, giudicata dalla mentalità di un momento storico un determinato comportamento. Il fatto che la gente nei Carugi di Genova spettegolasse su Giovan Battista Mescolino anziché denunciarlo perché fosse bruciato, mi dà la dimensione di una tolleranza sociale, di un'accettazione sociale che poteva di tanto in tanto risultare in una fiammata repressiva, perché le condanne a morte ci sono state a Genova come in qualunque altra città d'Italia, ma che forse mi fa dire che il rogo in piazza è la punta dell'iceberg che impedisce di vedere il resto della montagna di ghiaccio che sta sommersa. A me piacerebbe, io ogni volta che vado in giro faccio sempre questo appello, sapere se si potesse spargere la voce, se ci fosse qualcuno, qualche giovane dottorando che potesse proporre come tesi di dottorato proprio andare a vedere i Fogliazzi Secretorum, che nessuno ha mai studiato, per vedere quale ricostruzione della socialità, della vita, della mentalità della Genova del Seicento ne viene fuori, perché è raro trovare dei verbali di polizia, delle inchieste di polizia. In moltissimi archivi, a Milano per esempio, non sono arrivate nemmeno le sentenze. A Venezia, che ho studiato, nel Cinquecento c'è giusto... ci sono dei fogli dove ci sono le sentenze che iniziano: per quanto è stato detto e letto, giudicato come debba essere condannato tal detali, accusato di sodomia con tal delta l'altri, a favore della condanna tot, a favore della soluzione tot, non sincere, cioè astenuti tot, sentenza, venga portato in piazza, decapitato e bruciato. E questo è il 90% del materiale d'archivio che si trova a Genova. Questi materiali che hanno trovato i miei amici mi fanno conoscere uno spaccato della vita, della mentalità, del pettegolezzo di strada addirittura, ed è una cosa difficile da far capire molto spesso agli storici non gay, come il pettegolezzo costituisca una miniera di informazioni sulla mentalità della gente. E ancora un ultimo, a me piace lasciare spazio al dibattito perché di solito è la parte più interessante della presentazione del libro. Però un'ultima cosa che ci tenevo a sottolineare
è il grande ruolo che ha la storia d'Italia nella storia in generale dell'omosessualità. Io vedo che il pubblico oggi è costituito in maggioranza non da giovani militanti gay, quindi diciamo magari non necessariamente tutti hanno conoscenza del dibattito storico in corso a livello mondiale sulla storia dell'omosessualità, ma fino ad oggi la storiografia anglosassone, che ovviamente, come ci si poteva aspettare, è la più numerosa, la più copiosa su questo argomento, ha costruito un modello per cui l'omosessuale moderno, c'è proprio questa definizione, è nato nel nord Europa nel 1700 e poi, per così dire, percolato verso sud. La mia ricostruzione invece è esattamente inversa, e la coscienza di sé, il fatto che alcune persone cominciano a dire noi, loro, io sono nato così, la natura mi ha fatto così, che quindi sono tutti ragionamenti che sono fondamentali di una identità e quindi presuppongono la ricerca di una spiegazione, io sono così. È la domanda che viene prima del ma perché io sono così, e ci sono 700 anni di riflessioni anche filosofiche, anche profonde sul perché certe persone sono così. Per dirlo, di questo argomento si è occupato Aristotele, che non è propriamente l'ultimo dei filosofi, ma c'è tutta una riflessione dell'illuminismo, c'è una riflessione della medicina ottocentesca, della neurologia, la psicanalisi nel Novecento, insomma, nonostante tutto questa minoranza ha fatto spargere molto inchiostro. Ecco, questa ricostruzione, secondo i documenti che ho trovato nel mio libro e secondo la conclusione che ne traggo io, questa ricostruzione è sbagliata. Il primo paese in cui c'è un dibattito generale su cosa sia questo comportamento, cosa comporti per la società, che cosa vuole dire, nasce in Italia intorno al 1200, e poi quando la Controriforma chiude le saracinesche e decide che su questo argomento non si deve parlare più perché è immorale parlarne anche per condannarlo, è immorale anche scrivere un sonetto contro i sodomiti, quindi cala il silenzio su una delle letterature che era state le più charliere d'Europa su questo argomento, le tematiche, specialmente libertine, che erano state trattate in Italia, passano in Francia, in Spagna, in Inghilterra, in Olanda, e il dibattito prosegue in queste realtà. Io devo dire, se qualcuno potesse essere interessato, che la letteratura italiana su questi argomenti è ricchissima. Noi abbiamo migliaia di sonetti a carattere omosessuale, e non solo in italiano ma anche in latino ed anche in greco, perché gli umanisti scrivono in tre lingue, l'ebraico non lo so, ma comunque almeno in queste tre lingue l'ho appurato. C'è una quantità di materiale immenso. Io in questo libro ho fatto delle campionature, ho dovuto tagliare 20 capitoli per starci dentro le 700 pagine. Quindi questo ci parla di una ricchezza smisurata di materiale storico che può soltanto aumentare in futuro. Cioè, questo è soltanto il primo di una serie di volumi che non necessariamente scriverò io, ma scriveranno magari anche altre persone, ma che andranno sempre più a fondo di un argomento storico che ci riserva sicuramente sorprese. E io ve ne dico una. Due giorni fa c'è stato a Verona il primo incontro di storici della tematica LGBT, gay, lesbiche, eccetera, eccetera. Incidentalmente, questo è un libro sull'omosessualità maschile, non perché mi stanno antipatiche le donne, ma perché sulla storiografia lesbica in Italia esistono già tre monografie, una di Daniela Danna, Nerina Milletti, Nicoletta Poidimani. C'è tutta una tradizione di storiche, la società delle storiche italiane ha già fatto tre convegni sulla storia del lesbismo, quindi le donne sono avanti di 20 anni su questo campo di ricerca rispetto ai maschi, quindi mancava una ricerca sull'omosessualità maschile e io quello che mancava ho scritto, chiusa parentesi. E abbiamo fatto questo incontro degli storici a Verona, all'Università di Verona, e una docente americana ha presentato lo studio di un discorso, di una dissertazione inedita, manoscritta, del 1750, fatta all'Accademia degli Infiammati di Bologna, in cui il relatore difendeva la legittimità dell'amore tra persone dello stesso sesso come di pari dignità di quella dell'amore che Dante aveva cantato per Beatrice e Petrarca aveva cantato per Laura. Sappiate che di questo documento io non sapevo assolutamente niente fino a 48 ore fa, e questo dà proprio l'idea di quanto
e di quanto importante sia il materiale ancora da scoprire. La storia dell'omosessualità, e qui ho finito, è una storia complessa che coinvolge sempre e sempre in dialogo con la società nella quale gli omosessuali si trovano a vivere, e questa è una regola che riguarda anche il qui ed ora. Anche noi siamo in dialogo con la società che ci ha prodotti, di cui noi parliamo la lingua, di cui adottiamo le idee, e anche quando siamo in contestazione siamo comunque il prodotto della società che ci ha prodotti. Ed è per quello che questa storia può capire gli omosessuali soltanto contestualizzandoli, inserendoli nel contesto da cui provengono, nel bene e nel male. Grazie a Giovanni Dall'Orto. Abbiamo ancora un po' di tempo, per cui se ci sono domande all'autore, questioni, interrogativi, invettive, polemiche, il microfono è aperto. Sì, io leggendo questo libro mi sono fatto proprio l'idea, appunto, che il titolo... Chiedo domande rapide per poter dare risposte rapide, perché abbiamo sì, un quarto d'ora. Sì, che il titolo sia perfettamente giusto. È tutta un'altra storia. Io penso al libro di Foucault, La volontà di sapere, dove si parlava dell'idea dell'omosessualità come fenomeno dell'Ottocento, eccetera. Mentre invece questo libro è dimostrato che questa Gaia teleologia, che si passa dal concetto confuso del sodomita a quello del pederasta, a quello poi dell'omosessualità 800, adesso qui eccetera, sia un po' una fola, che in realtà tu dimostri, tirando fuori tutti questi materiali degli archivi italiani, che l'omosessualità ha avuto parecchie categorizzazioni, diciamo collocazioni, sì, sì, che molte, come hai accennato, sì, prima, la domanda sono è? in contraddizione oppure anche, sì, contraddizione. E la domanda volevo è? Sapere questo, a proposito di questa visione storiografica di Foucault, eccetera, questo libro che invece diciamo dimostra che queste teorie sono un po' false, se ci sono state appunto delle riflessioni in questo senso. Se ci sono state delle riflessioni, sì, è 40 anni che si fa riflessione. Se ne puoi parlare un attimo, perché... C'è una, la scuola che fa capo a Michel Foucault sostiene che l'omosessualità è una costruzione sociale dell'Ottocento. All'interno del mondo gay c'è un filone che si chiama la queer theory, che sostiene che la sessualità umana è fluida, non esistono orientamenti, non esistono né eterosessuali né omosessuali né bisessuali, e che se noi pensiamo questa cosa è semplicemente perché un pensiero normativo basato su un binarismo di genere ci ha convinti di queste cose. Judith Butler è la referente ideologico di questa corrente. La tesi del mio libro è che questa è a sua volta una costruzione ideologica, a sua volta ha bisogno di essere decostruita. Società antiche come appunto quella greca, quella romana, ritengono che esistano orientamenti fissi nella vita di una persona, e che semplicemente la differenza con noi non è che loro non avevano il concetto di orientamento omo-eterosessuale, ma che per quelle società l'orientamento era totalmente irrilevante. In una società come quella antica, in cui il matrimonio è un dovere sociale ed è una necessità economica, perché il contadino deve sposarsi, altrimenti non avrà nessuno che gli lavorerà la terra quando sarà vecchio, e quindi non è neanche presa in considerazione l'ipotesi che una persona possa fare una scelta omosessuale, il fatto che alcuni preferiscono i ragazzi ed altri preferiscono le ragazze è un dato assolutamente assodato, ma è un dato che non ha importanza, perché tanto comunque i comportamenti sono prefissati. L'esempio che faccio in questo caso è come vivere in Arabia Saudita e sapere che alcune persone preferiscono il vino bianco ed altre preferiscono il vino rosso. Sì, si sa che ci sono dei gusti, alcuni preferiscono il bianco, ma siccome il vino non si può bere, è una preferenza totalmente priva di significato sociale. La differenza avviene nel momento in cui, col romanticismo, noi riteniamo che il matrimonio non è più lo strumento di alleanza fra due famiglie per la gestione di un patrimonio,
ma diventa l'alleanza tra due persone basate su un sentimento di amore. A questo punto riesce a rientrare anche il discorso degli omosessuali che dicono: ma anche il nostro è amore, e quindi anche noi rientriamo in questo discorso. C'è stato un cambiamento sociale, ma il cambiamento, la frattura epistemologica, come la chiama Foucault, non è dovuto al fatto che prima non poteva essere concepito un orientamento, ma che per il cambiare della concezione della relazione l'orientamento entra in ballo. Oggi un matrimonio fatto contro il volere del coniuge è nullo. In passato i genitori obbligavano le figlie e i figli a sposare chi decidevano loro, e quel matrimonio era perfettamente valido, anzi era chi cercava di sottrarre la figlia e il figlio a questa decisione della famiglia che veniva portato in carcere. E questa è la vera frattura epistemologica. Ahimè, il libro io ormai l'ho comprato, ma è tutto sugli uomini, non c'è niente sulle donne. Ho utilizzato gli esempi che venivano dall'esbismo quando mi servivano, e poi comunque è chiaro che nel momento in cui facciamo delle riflessioni sull'omosessualità in generale, però io penso che siano abbastanza gentili, che se glielo ridà indietro non, oppure lo dà a qualcun altro che lo vuole. No, io non voglio che, se una persona ha comprato per sbaglio il libro, io non ne gioisco affatto, sappiatelo. Mi spiace, però è scritto abbastanza chiaramente che è l'omosessualità maschile. Per l'omosessualità femminile, per il lesbismo, è meglio cercare il libro di Daniela Danna, Amiche, Compagne, Amanti, che è forse un po' il testo classico in Italia su questo argomento. Salve, a me è interessato molto la parte in cui analizza il fatto che nell'età contemporanea, quindi dopo la Rivoluzione Francese, c'è una cesura in Europa tra gli stati che legiferano in maniera repressiva sull'omosessualità e quelli che, sulla scorta del codice napoleonico, invece in qualche modo delegano alla Chiesa. Esatto. Diciamo, ecco. Non a caso i movimenti di liberazione, tra virgolette, LGBT sono nati principalmente in paesi con forte opposizione, quindi Repubblica di Weimar, America macartista, eccetera. Sì. Oggi come la vede invece la situazione del movimento di liberazione italiano o internazionale rispetto a questo? Guarda, questa è la risposta alla domanda che proponeva prima: a cosa serve la storia? La storia che non riesce a morire, ma la storia non muore mai, perché la storia siamo noi. Noi stiamo parlando latino, il latino non è mai morto, è diventato qualcos'altro. Noi stiamo parlando il latino del XXI secolo. La costruzione per cui a un certo punto il latino muore, nasce il volgare, è una cosa puramente convenzionale. Non c'è mai stato un momento in cui alle ore 24 si parlava latino e all'una di notte si parlava italiano. È stato un cambiamento graduale. Noi siamo tutti frutti delle nostre storie. Io e te stiamo parlando e ci stiamo capendo, perché nelle nostre storie individuali fa parte il fatto che noi abbiamo appreso la lingua italiana, che dipende da condizioni contingenti. Siamo nati in Italia, siamo nati da genitori italiani, siamo venuti a studiare l'italiano in Italia, ci siamo laureati, non importa quali siano le nostre storie, sta il fatto che abbiamo condiviso un momento, una storia, nelle nostre storiche. Nella storia di ogni omosessuale ci sono alcuni elementi che sono quelli su cui poi si fonda la comunità gay, il coming out, il fatto di il gioco del brutto anatroccolo che scopre di essere cigno, di non essere un brutto anatroccolo ma di essere un cigno. Non a caso la favola del brutto anatroccolo l'ha scritta Andersen, che era omosessuale, e in quella favola raccontava l'esperienza del coming out. Quindi di fronte a uno come me che dice che la storia non muore perché è dentro di noi, noi siamo ci portiamo dentro la storia, ovviamente le condizioni, quello che succede oggi nel movimento gay, si può spiegare soltanto attraverso una serie di scelte fatte nel corso della sua storia, alcune delle quali sciagurate, detta in un secondo perché sennò consumiamo inutilmente il tempo: non avere mai avuto il coraggio di passare da una strategia che faceva lobbying sui partiti politici a una strategia giudiziaria nelle aule dei tribunali. All'Italia è mancato questo coraggio, a differenza di altre nazioni come per esempio la Gran Bretagna, e ne stiamo pagando le conseguenze, perché la storia è, lo dico così, il giornale di oggi letto domani o il giornale di ieri letto oggi. Altre.
potete anche contestarmi, tanto so difendermi. Questo l'abbiamo visto. Ho visto che alzava la mano, no? Ho capito male. Domande, commenti, quesiti. Allora direi che se non ci sono altre... Ecco, riferendomi al discorso del direttore Borzani, che ha parlato prima di un certo stupore, no, di fronte a questa decostruzione di tutti i miti, idee familiari che noi abbiamo sempre avuto nella testa, eccetera. Mi ha colpito proprio questa demitizzazione di tante cose e io infatti sono un po' confuso su questo piano. Per esempio, un'idea che tu hai distrutto non lo so, ecco, comunque messo un po' in crisi, criticandola, oppure dimostrando il contrario, è per esempio la sovravalutazione per esempio in tutto il mondo antico, sì, dell'omosessualità. Sì. Noi abbiamo sempre anche, leggi Cantarella, leggi qui, leggi là, leggi quei pochi storici che sono interessati così in modo un po' di questa cultura greca e romana, eccetera, e poi tu parli appunto di mostri che c'è stata una grande sovravalutazione. Allora, la storia secondo me serve proprio esattamente a questo, a riguardare le cose che chiediamo di sapere, andare a verificare sui documenti cosa dicono i documenti e vedere se quello che noi pensiamo di sapere e quello che è successo combaciano. Io l'ho fatto in 3 o 4 punti in modo abbastanza pesante su questa idea che in Grecia erano tutti omosessuali, la Grecia era il paradiso degli omosessuali. Ma anche no, rispondo io, nella misura in cui appunto il matrimonio è considerato un dovere sociale e una serie di esaltazioni filosofiche fanno parte del pensiero di un gruppo di persone molto specifico, cioè l'elite aristocratica ateniese dell'epoca classica, stiamo parlando di 15.000 persone massimo, su milioni di persone che sono vissute nell'antichità classica, ma noi facciamo sempre riferimento a quelli come i testi normativi. Testi scritti in epoche diverse, non ad Atene, non nell'età classica e non da quel partito politico, pensiamo alle commedie di Aristofane, che presentano un quadro dell'omosessualità che è completamente ribaltato rispetto a quello che le fumose letture che da Platone ci ha presentato e ci ha indotto a pensare. Ma l'ho voluto fare anche per quest'idea secondo cui, e questo è un mito che fa comodo ai militanti gay, però i miti, anche se sono comodi, vanno eliminati. Noi dobbiamo fare politica e analisi sulla base dei fatti, non dei miti che ci siamo costruiti. Questo mito per cui il mondo antico era tutto tanto bravo e tanto bello, poi è arrivato il cristianesimo che era fobico ed ha rovinato tutto. No, ho dedicato un capitolo a descrivere come la cosiddetta morale cristiana non è altro che la morale dello tardo stoicismo, che diceva esattamente le stesse cose che dice oggi la virgolette morale cristiana, chiuse virgolette. Non è una tesi mia, è una tesi di Paul Venn, per carità, però è una tesi che non è molto conosciuta. Io in un capitolo mi diverto iniziando dicendo: c'è una corrente filosofica che nel primo secolo d.C. dichiara che la sessualità ha una funzione precisa, voluta dalla divinità. Questa funzione è la procreazione ed ogni atto sessuale che non ha per finalità la procreazione è contro natura. In particolar modo, fra tutti gli atti, è particolarmente contro natura quello che avviene tra due persone dello stesso sesso, perché va contro la ragione per cui la natura ha voluto la sessualità. Avrete tutto capito chi era, qual era questa corrente filosofica, esattamente lo stoicismo del primo secolo d.C. Dopodiché comincio a citare Musonio, Ruffo, Plutarco e una serie di autori stoici del primo secolo d.C. che scrivono delle cose che sembrano prese da un'enciclica papale. Ovviamente questo non è successo perché, come San Girolamo, quando scopre che Platone dice delle cose che sono ormai state assorbite dal cristianesimo, di nascosto Platone aveva imparato l'ebraico per poter leggere Mosè in modo da diventare cripto ebreo. È successo perché il pensiero cristiano ha inglobato in blocco la morale pagana del primo secolo d.C. È chiaro che questo discorso non lo devono fare né i militanti gay, perché perdono un capro espiatorio. E io sinceramente, come militante gay, chiedo: che cosa ci servono i capri espiatori? Noi dobbiamo riconoscere con chiarezza quali sono i nostri veri nemici, ma neanche dei cristiani stessi, perché loro
presentano come morale divina e rivelata quella che in realtà è il prodotto contingente di un momento storico e di un filone filosofico preciso. Un'altra cosa che ho preso di mira nel mio libro è la pedofilia nell'antichità. È un tema che tutti considerano scottante. Se sei uno storico e studi gli stupri, gli assassini, non capisco perché se arrivi alla pedofilia devi ritrartene, come se dentro di te avessi paura che studiandola finiresti per dare ragione a Forza Nuova, che dice che tutti gli omosessuali sono pedofili e tutti i pedofili sono omosessuali. Questo secondo me non è un atteggiamento serio da parte di uno storico, e analizzando quello che è il contesto storico scopro che se il sodomita del 400 ha una strana propensione per i ragazzini di 14 anni, è anche vero che nel contesto in cui vive 14 anni è l'età in cui le ragazze si sposano nel Rinascimento. E questa è una domanda che faccio spesso: ma voi sapete a che età si è sposata Maria con Giuseppe? 12 anni. Allora la mia risposta è che il sodomita rinascimentale è pedofilo non perché è sodomita, ma perché è rinascimentale, perché l'antichità ha una concezione dell'età di matrimonio, l'età da marito, che per noi è spaventosamente bassa. Tant'è vero che nel primo codice penale italiano, quello dopo l'Unità d'Italia, l'età del consenso era 12 anni, 12 anni, adesso è 14. Ma la storia va studiata per quello che i nostri antenati facevano. Dopo li possiamo anche giudicare, li possiamo anche condannare, ma prima li dobbiamo ricostruire i fatti per quello che sono, anche se non ci fanno piacere, perché i miti sono sempre una nebbia che offusca la nostra capacità di giudizio, com'è nel caso delle sentinelle in piedi, che vivono questo mito della famiglia tradizionale che, insisto, non è mai esistita. La famiglia come quella che stanno difendendo loro è frutto della riforma del codice di famiglia, che risale agli anni 70. Prima non esisteva quella famiglia che loro stanno difendendo. E questo è molto interessante perché ci mostra l'uso politico della storia, la manipolazione della storia, l'uso ideologico della storia, che è molto più comune di quanto noi ci immaginiamo. Ecco perché, scusate se insisto, è così importante conoscere la storia. Perché anche quando non ce ne rendiamo conto, ce l'abbiamo nei discorsi che stiamo facendo. La usano gli altri se non la usiamo noi. C'è ancora tempo magari per un ultimissimo botta e risposta, se qualcuno vuole farlo, se no taccia per sempre. Beh, allora l'ultima. Sì. Prego. Che è un grosso nemico sia per quanto riguarda la omofobia che quanto riguarda il razzismo, comunque in tutte le sue manifestazioni, sta per iniziare davanti alle scale di Palazzo Ducale un presidio contro una apertura di una nuova sede a Genova di Forza Nuova, appunto. Io inviterei tutti a partecipare perché Genova, medaglia d'oro per la resistenza, non ce lo dimentichiamo, resistiamo anche a questo ulteriore attacco di fascisti, razzisti, xenofobi e quant'altro. Grazie. Raccolgo l'ultima domanda. Ecco, leggendo il libro, il materiale meraviglioso che tu hai tirato fuori da alcuni archivi, perché tu hai sondato certi archivi, ma moltissimi non li hai mai neanche toccati, immagino, no? Ecco, da questo materiale mi sono fatto veramente un'idea straordinaria, cioè questo paese sodomita, l'Italia, dove addirittura mi ha affascinato il discorso sul patois, un concetto che tu fai capire che non è moderno ma che è antichissimo, Venezia, Firenze, punti di socializzazione, cioè, ma lasciamo perdere questo discorso. Ma tu praticamente, io chiedo a te, che idea ti sei fatto di questo paese, appunto il paese sodomita che hai tirato fuori da questi archivi, questo paese che non dà le leggi, non ha diritti, non ha mai fatto neanche il dibattito che sta alla base dell'emanazione poi della richiesta di diritti, perché qui siamo ancora con i politici che hanno una cultura medievale nel cervello, come se il dibattito non ci fosse stato. Ma no, non ecco, esatto. Allora che idea ti sei fatto attraverso l'idea questo? Che mi sono fatto è proprio di quella dell'importanza della storia. L'Italia è dov'è perché sta
comunque vivendo le conseguenze del fatto di aver avuto il più grande partito comunista del mondo occidentale, la cui trasformazione in partito socialdemocratico è fondamentalmente abortita, e questo ha avuto una serie di conseguenze a cascata non solo sugli omosessuali ma anche sulle donne, sulla laicità dello Stato, sui sindacati. Il fatto che le riforme thatcheriane le stia facendo il segretario del Partito Democratico oggi non è casuale. Però forse mi stai facendo domande che sono più di politica che di storiografia. La mia risposta, e poi chiudiamo perché la gente ha diritto di andarsene, è che anche in questo caso che tu stai notando, anche le cose che non diciamo oggi sono comunque il risultato della nostra storia passata, e capire questa storia è necessario se vogliamo capire non tanto dove abbiamo sbagliato, ma perché le cose stanno andando come stiamo andando, perché ci siamo trovati improvvisamente su una strada che scopriamo essere parallela a quella di tutti gli altri paesi occidentali, ma non la stessa strada. Questo vuol dire che a un certo punto della nostra storia abbiamo preso un bivio, quale, dove, ci aiuterebbe a ritrovare la strada. Però mi sembra che non qui ed ora, per favore. Grazie. Grazie. Arrivederci.